Siamo partiti oggi, ma i 150 sono solo per oggi, la giornata di oggi, però sono migliaia i pazienti da vaccinare tra oncologici e altri fragili. Il problema purtroppo che stiamo osservando è che ci sono delle defezioni, cioè questo anche per dati diciamo, un po', che vanno non solo del Moscati, ma le due più grosse realtà oncologiche della Campania, il Moscati e il Pascale, abbiamo delle defezioni dal 30 al 50% dei pazienti che rifiutano perché hanno paura. E invece ci dovete aiutare a diffondere l'informazione che è importante vaccinarsi, perché il paziente oncologico ha maggior rischio di infezione Covid e delle sue complicanze. Quindi bisogna vaccinarsi, bisogna chiarire che quando vengono chiamati dall'ospedale non c'è necessità di parlare con l'oncologo, perché l'oncologo chiaramente condivide questa scelta e l'elenco dei pazienti viene dato dall'oncologo, quindi la chiamata è diretta dall'oncologo, quindi è importante aderire. Un'altra cosa importante è il paziente oncologico per la sua patologia, ma anche per le terapie che fa, chemioterapia, radioterapia, immunoterapia, non è assolutamente queste cose, non sono assolutamente una controindicazione a fare il vaccino. Anzi, vi dobbiamo dire che queste cose inoltre non rappresentano un fattore che può dare maggiori eventi avversi o problematiche legate al vaccino. E un'altra cosa importante, quando l'ospedale che dà l'appuntamento può comunicare che ad esempio la terapia oncologica viene spostata di qualche giorno, 3-4 giorni, una settimana, anche questo non è assolutamente un problema, tranne casi particolari che l'oncologo poi condivide, ma generalmente un rinvio di pochi giorni, di una settimana, non è assolutamente un problema. E questo può accadere appunto per ottimizzare la tempistica legata ai vaccini, quindi non si compromette la continuità di cura. Quindi un appello a tutti, bisogna vaccinarsi.